trovati nella mia cucina. Quest'oggi preparerò il tortino di patate. Per preparare questo tortino occorre un rotolo di pasta brisée, del formaggio grattugiato, 5 patate di media grandezza le precedentemente lessate, 3 fette di prosciutto cotto, 3 sottilette, sale, pepe, prezzemolo e burro quanto basta. Poi occorre un uovo e una teglia rotonda del diametro di 30 cm. Comincio col preparare il mio tortino. Sfodero nella teglia la mia pasta brisée rotonda in questo modo. La pongo nella teglia con la sua carta da forno che trovate già nella confezione, in questa maniera. A questo punto vado a bucarellare la pasta brisée con una forchetta leggermente. Ok, anche un po' sui bordi. Così. A questo punto prendo le mie patate e le taglio a fettine, disponendole sulla pasta brisée. In questo modo. Ok. E continuo a tagliare le patate. Più o meno alte mezzo centimetro. Le fettine. Yam, posso fare il prosciutto? Quando avrò finito di disporre le mie patate sulla pasta, sulla base di pasta brisée, vado a salare e a preparare quest'ultime. Un po' di pepe. Del prezzemolo. Io in questo caso sto usando un prezzemolo congelato già tritato, in questo modo. Ok. Un attimo mi sciacquo le mani. E del formaggio grattugiato, sempre così. Alla fine metterò, prima del prosciutto e delle sottilette, dei fiocchetti di burro sulle patate, in questo modo. Cercando di distribuirli più o meno quella. Adesso vado a disporre sulle patate il prosciutto cotto. Ne uso 3 fettine. Così. Le apro e le dispongo in modo da coprire più o meno tutte le patate. Sì. E così. Prendo le sottilette tutte e tre così. Le taglio a pezzettini e le dispongo sul prosciutto.
Continuo a disporre le mie sottilette tagliate a pezzettini sul rustico, che poi fonderanno e si disporranno in tutta la superficie in questo modo. A questo punto prendo della mozzarella grattugiata e vado a disporla in questa maniera. Uso, come vi ho detto già nella scorsa video ricetta, la mozzarella grattugiata e non la fresca, in modo che non troverò, una volta cotta la mia quiche, liquidi in eccesso in essa. Adesso prendo un uovo, lo salo, metto di nuovo un po' di pepe, un po' di prezzemolo e del formaggio. Lo sbatto e lo vado a scendere qua e là sul mio tortino. Ecco qua. Ok. Muovo un po' il tortino in modo che l'uovo si disponga in tutta la superficie e chiudo i bordi. In questa maniera. Ok. Nuovamente punzecchio i bordi del tortino e con un pennello bagnato con dell'acqua vado a spennellare i bordi del tortino in questa maniera. In forno il tortino a 180 gradi per 30 minuti e a cottura ultimata vi farò vedere il risultato. A dopo, la mia quiche è pronta. Ringrazio tutti per aver guardato la ricetta, vi auguro buon appetito e un bacione a tutti e arrivederci nel prossimo video.